un bilancio positivo perché ci vede in corsa per la promozione in B1, tanto rammarico per la sconfitta che abbiamo fatto alla terza giornata con Santa Teresa di Riva e il punto perso in casa con Catania. Tutto sommato un bilancio positivo, io mi auguro che iniziamo il girone di ritorno in buona lena per poter subito riprendere le posizioni che ci spetta, ci meritiamo.